vince diritto al primo acchito. Rubini sceglie le bianche. Buona la bocciata di Rubini, realizza due punti. Garotiva dietro Pallino. Non copre alla perfezione il pallino, dà la possibilità al suo avversario di tentare il calcio. Così è, il tiro è ben eseguito, non realizza punti, però affonda il pallino nella sponda bassa. Due sponde esterne per Garuti. Lascia un po' di spazio tra palla e pallino, immagino Rubini proverà a inserirsi in quello spazio lasciato dal suo avversario, ci prova con un due sponde esterne, non sembra molto angolata. Ultima biglia per Rubini. Ottimo il tiro, ora però Garuti ne avrà due, immagino che con la prima tirerà ad aprire. Lo fa con due sponde. Finisce stretto il tiro di Garuti. Comunque provare a realizzarne 4 se dovesse spostare leggermente il pallino, probabilmente stretta anche questa. Il punto è fatto, 1 2 pari, primo acchito per Garuti questa finale. Buono l'acchito anche da parte di Garuti, realizza 2 punti. Rubini prova a fondo di palla e pallino. Palla è completamente affondata, il pallino è un po' staccato. Garuti l'attacca, colpisce una porzione troppo scarsa di pallino per provare a realizzare punti, ma riesce ad affondarlo. Due sponde interne per Rubini. Buono posizionamento, leggermente aperto, palla e pallino. Garuti va con lo stesso tiro in spinta per portare via la palla. Riesce nel suo intento, anche se è abbastanza fortunato il tiro. Probabilmente il giocatore di origini ferrarese aveva provato a tirare la palla centrando il pallino e comunque riuscito ad ottenere il suo scopo. Due sponde interne anche per Rubini. Buono il tiro da parte di Rubini. Ultima palla in mano a Garuti, va con un tiro di taglio esterno.
punto è ancora bianco. Rubina a calcio, non realizza punti, si porta a 4. Rimpallo per Rubini, che rimane a 4 come suo avversario. Garuti spinge il pallino nella parte alta. Provava a fondo di pallino passando dal castello, non ottiene né la fondo di pallino né i punti, dà la possibilità a Garuti di rimettere pallino nella sua posizione originaria, così fa, questa volta però è coperto dalla biglia. E Rubini tira la palla, riesce nell'intento di affondare il pallino. Due sponde esterne per Garuti a risalire sotto pallino. Buono il tiro, lo affianca. Due sponde esterne per provare ad affondare il pallino, affonda la palla. Ora Garuti ha la possibilità, colpendo palo pallino, comunque di fare il punto. Prende la palla, ne fa due, si porta a 6. Conti 4 del suo avversario. Secondo pallino di questa finale per Michele Garuti. Il biliardo non risponde sicuramente come prima. Tiene il pallino, tiene la bocciata che non entra in castello se non per realizzare un ometto. 8 Garuti, 4 Rubini. Rubini tira ad affondare il pallino, buono il tiro, calcio di Garuti abbondante, affonda comunque la palla dell'avversario. Rubini va vicino al pallino. Buono posizionamento. Buono anche il tiro da parte di Garuti, che toglie la biglia dell'avversario, che immagino tenterà di riandare lì vicino a pallino. Così è. Leggermente più staccato di prima, la biglia dal pallino, poco angolo di entrata da parte di Garuti per provare ad avvicinarsi
mettere in difficoltà il suo avversario. Buono il tiro colpito a mezza porzione della biglia bianca, lasciando la propria vicino al pallino, ma comunque c'è la possibilità di un ingresso da parte di Rubini, che con un po' di spinta può farne 4. Bello il tiro da parte di Rubini, che pareggia i conti con l'avversario, 8 pari al terzo acchito di questa finale per il portacolori dell'Arci San Lazzaro. Buona bocciata di Rubini, realizza 2, si porta 10, pallino dopo aver abbattuto il primo metto scappa. Garuti boccia la biglia della sua avversario, posizionata circa metà del biliardo nella parte alta, realizza 2, non tiene il punto perché la biglia colpisce il pallino. Doppia fondo, 10 pari, sponda lunga, sponda corta per provare ad andare in testa a pallino per Garuti. Buono posizionamento, ma c'è la possibilità da fondo di uno dei due pezzi. Rubini tirando un due sponde esterno, ci può provare. Probabile che la biglia bianca sotto gli dia fastidio nel tiro di due sponde da fuori, infatti la tira di taglio da dentro, leggermente abbondante l'angolo di entrata, ma la spinta è buona, il punto è preso. Terza biglia per Garuti. Questo è un tiro di taglio a tagliare, tagli esterno al castello. Si posiziona di fianco a pallino, a parte sotto. Fai spinta Rubini da sotto, la spinta potrebbe non essere sufficiente per fare il punto, così è, il punto è rosso, perde la biglia di vantaggio. E ora dovrà provare a difendersi. Rubini a fianco a pallino. Scarso l'angolo di entrata delle due sponde di Garuti, lascia invariata la posizione di palle e pallino. 2 punti per Rubini, che va solo acchito sul 12-10. Come per la bocciata in precedenza del suo avversario, ne realizza 2, il pallino passa più volte a lato di castello senza un vero ingresso.
e galoppa dietro al pallino. Non è molto angolato in realtà questo tiro da parte del portacolori dello Charlot, lascia aperta la possibilità di un calcio da parte del suo avversario. Così è. Sbagliato in abbondanza per Rubini. Tiro non facile, due sponde esterne per Galuti. Qua si è fondata la biglia, ma piccolo spazio per inserire una biglia c'è. Sponda lunga, sponda corta. Distaccato. Finisce abbondante. Ci riprova Rubini. Il punto è fatto, ma Garuti va ad allargare e spinta. Pallino esce, sale dal quadrante alto. Altro buon acchito di Garuti, realizza 4 punti, il pallino scappa comunque nella parte destra. In forza all'equipe Charlot, si porta a 19 contro i 14 del suo avversario. Ottimo il tiro da parte di Rubini, che affonda palle e pallino. Garuti avvicina il pallino e Rubini scalza la biglia, lasciando la sua leggermente decentrata, colpendo sponda biglia il pallino può uscire, colpendo soltanto la biglia si rischia la buca e Garuti va in buca. 16 Rubini, 19 Garuti, palla di vantaggio per Rubini, che avrà la possibilità ora di stringere appunto con il pallino in quadrante inferiore. Dopo Garuti ne avrà a disposizione una, due sponde interne. La palla risale e si posiziona molto bene. Due sponde anche per Garuti. Colpisce una piccola porzione del pallino, riesce a fare il punto, chiaramente largo. Ora Rubini avrà a disposizione a sua volta una palla per provare a garantirsi il diritto ad acchitare pallino. Sponda lunga, sponda corta. Da verificare la spinta.
Buona la bossata da parte di Urbini, che realizza 8 punti, porta così il suo punteggio a 26 contro i 19 del suo avversario. Palle pallino nella parte alta del biliardo, Garuti va dietro a pallino, come le altre anche questa copertura non è proprio esente da difetti, non sta giocando benissimo nella parte alta Garuti. Calcio di Rubini che realizza 3 punti, affonda il pallino, si porta a 29. Tiro di taglio per Garuti, si posiziona vicino al pallino, lascia lo spazio per una biglia. Medesimo tiro anche da parte di Rubini. L'angolo sembra buono. Bravissimo Ricky, molto bravo. La spinta anche, va in testa alla biglia dell'avversario. Garuti fa lo stesso tiro. Colpisce la biglia bianca e rimane bianco il punto, con la sotto gli fa da freno. Questa invece è molto ben tirata, un tiro di taglio interno in spinta, se non tocca pallino e lo tocca rischia di non farlo, non riesce comunque a prendere il punto. 2 punti per Garuti, si porta a 21. Buona la bocciata di Michele Garuti che ne fa 10, si porta a 31 contro i 29 del suo avversario. Un baciatore estremamente potente. Fresco vincitore del campionato provinciale categorie miste. Rubini va alla fondo del pallino, ottimamente realizzato, e Garuti realizza un altro bellissimo tiro, 8 punti, staccando il pallino che a quanto pare non era completamente affondato su sponda alta. Accelerata da parte del fortissimo giocatore di origini ferrarese, 39 a 29 è il punteggio e 18 a 0 il parziale. Scusate, 20 a 0 il parziale. A risalire Rubini, rimane scarso nell'angolo, tocca il pallino e sale la biglia sopra il pallino. Tiro di taglio di Garuti, la spinta non è delle migliori. A risalire Rubini, colpisce la biglia rossa, la fonda, prende comunque il punto. Di taglio interno per Garuti. C'è il rischio di toccare la biglia bianca, così è. 2 punti per Garuti che si porta a 41 contro i 29 del suo avversario. Okay.
Michi. Buona la bocciata da parte di Garotti, che realizza due punti e poi il pallino scappa come nelle bocciate precedenti, tranne l'ultima dove invece il portacollo delle Sciolo aveva realizzato 10 punti. Va 43-29. Rubini prova ad andare vicino al pallino, Garuti affonda pallino tentando una risorsa, sponda lunga, sponda corta, non ottiene punti ma affonda invece il pallino nella parte bassa. Ora Rubini andrà a punto, due sponde esterne per provare ad avvicinarsi al pallino. Buono l'angolo, leggermente poco sostenuta la spinta. Garuti va col medesimo tiro, filo più largo chiaramente per provare a inserirsi tra palle e pallino. Due sponde esterne per Rubini, la palla sembra stretta. Così è, affonda ancora di più la palla del suo avversario. Tiro di taglio interno per Rubini. Il biliardo non lo aiuta, cala molto. Il punto rimane rosso. Garuti prova una risorsa di calcio sulla biglia bianca. Non ottiene punti, si porta comunque a 45, terzo acchito consecutivo. Per Michele Garuti un 10-2 ai precedenti. Sfortunato l'acchito di Garuti. Rubini affonda il pallino che si stacca. Garuti tira un'altra volta lo stacco, questa volta non ottiene il risultato sperato. Punto rimane bianco, terza biglia per Garuti. Ottimo il tiro da parte di Garuti, realizza tre punti con un calcio sponda lunga sponda corta, il pallino è nella parte bassa, si porta a 50 contro i 29 dell'avversario. È anche vero che ora Rubini andando a stringere sul pallino attenderà l'ultima biglia a disposizione di Garuti e poi ne avrà due per provare a fare il massimo del realizzo. Due sponde interne di regola per Garuti a fermarsi in testa a pallino. Non ottiene il punto. Ora Rubini ha varie opzioni, può anche tirare due calci con le due biglie in mano, provare ad andare a 6, provare ad andare a 4 e tirare un calcio. Con la prima tira un calcio. Scarso l'angolo di d'entrata, finisce in buca la sua biglia e fuori dal castello la biglia dell'avversario. Ancora calcio a Rubini, questa volta il calcio è ben eseguito,
ma estremamente sfortunato. Tocca, lo metto di testa, tocca, lo metto di lato e passa in mezzo. Due punti per Rubini, che si porta a 31 contro i 52 del suo avversario. Sembra buono l'acchito di Rubini, ma il biliardo non gli concede di più se non dell'ometto laterale. Si porta 33 contro 52 di Garuti, che va vicino a pallino. Lo tocca ma non lo affonda sulla sponda. Rubini prova a staccare il pallino, colpisce troppo abbondante, senza angolo, rimpalla e lascia il punto. Lo porta giù, non realizza punti. Ma le due sponde interne a risalire, Garuti. Leggero calo del biliardo, la biglia non finisce il suo, la sua corsa sotto il pallino, ma bensì di fianco. Comunque ben eseguito il tiro, non dà la possibilità di realizzare il suo avversario. Va di taglio interno anche Rubini, che tocca la biglia di Caruti in una porzione molto esterna. Garuti ha le due sponde, tocca la biglia del suo avversario, probabilmente andrà a 6. Così è, si porta a 58 contro i 33 del suo avversario. Buona la bozzata, finisce abbondante anche questa, si porta a 60. Ora il parziale importante è più 27 per Garuti. Dopo una riflessione, Rubini decide di spingere. Palle pallina sponda. Buono il tiro, questa volta sono tutte e due coperte. Tocca pallino, la biglia rossa decide di attaccare la palla, non realizza punti ma la porta nel quadrante basso. Pensieroso Garuti nel tiro da eseguire, sfaccia una biglia bianca del suo avversario, non realizza punti, riesce comunque a fare il punto. Stacco anche da parte di Rubini. Lo tira, il tiro è molto ben eseguito, realizza 3 punti più 4, sono 7, si porta a 40. Mm.
circondante l'angolo del pallino della bocciata di Rubini, non realizza punti. 60 per Garutti, 40 per Rubini. Due sponde esterne, prova ad andare in testa a pallino, la palla sfila, ci va sotto, ci va da fuori Rubini. Il punto è preso, ma la biglia era su e a gioco facile Garutti ad appoggiarsi. Va di braccio facendo saltare la biglia Rubini. Il tiro è perfetto, molto ben eseguito. Tiro di taglio esterno a colpire pallino per Garutti. Buono anche il tiro del portacolo dello Charlot. Due sponde esterne, a risalire per Rubini. Il tiro sembra lento, di spinta e di angolo. Tiro di taglio esterno per Garutti. Quattro punti ci sono sicuramente, verifichiamo i sei. Puntare a bianco, quindi sono quattro di colore, la chito va Garutti. Buono il colpo, ma il biliardo non è un biliardo che regala molto con una bocciata così dritta. Rubini prova ad andare dietro il pallino. Buono il tiro. Garutti prova a far girare il pallino portando tutto in quadrante basso per riunirlo, riesce nell'intento di portare tutto giù, non di riunire palla e pallino. Due sponde esterne a risalire per Rubini. Anche per Garutti, a regola a fermarsi tra palla e pallino. Ponte preso, spinta non delle migliori. Due sponde esterne anche per Rubini, colpisce la palla, si ferma. Ottimo il tiro da parte del portacolore dell'Arti San Lazzaro. Anche Garutti in spinta colpisce la palla che prende il pallino. È buona la copertura, riesce a fare un buon punto. Ora Rubini non avrà un compito semplice. Va
vada fuori dal castello in spinta, un tiro di due sponde. Buono il tiro da parte di Rubini, che ne realizza 4, va alla Chito su 44-64. Buona la bocciata, ne fa 2, si porta a 46. Va dietro a pallino Garuti. Si tirava di prima a far girare il pallino, sfortunato il colpo sulla sua biglia, ne beve 4, il suo avversario va così a 68, mantenendo la biglia di vantaggio. Questo potrebbe farsi che alla fine di questa mano portacolore dell'equipe Charlotte potrebbe bocciare per aggiudicarsi il titolo di campione provinciale master singolo. Alza il braccio Rubini, due sponde, sembra stretta la palla, è stretta, precipita pericolosamente verso Castello, ne beve 8. Garuti si porta a 76 contro i 46 di Rubini. Ultima palla in mano, la partita ora è molto complicata per il portacolori dell'Arci San Lazzaro. Va di regola Rubini a fermarsi in testa a pallino, è corto. Una palla separa Michele Garuti dal titolo di campione provinciale master. Sembra ben indirizzata. Michele Garuti è il nuovo campione provinciale master di Bologna.